Eccoci qua. Adesso noi cercheremo di fare due ruote. Innanzitutto questi qua li togliamo. Allora, dietro o davanti, lascia un cubo solo. In che senso dietro? Un cubo solo. Sai che tipo così. Sì. Okay. E metti le ruote. Da entrambe le parti lascia un cubo solo. Così. Allora, innanzitutto dobbiamo farlo un po' così. Ok, perfetto. Poi, ora. Chassis. Però adesso stavo pensando, no? Riusciamo a mettere qua, sì. Sì. Sono un po' stretto. Vabbè, cazzi suoi, la salute non essere un pilota di sti roghi. Non è colpa nostra se i creatori hanno... Prende qualche chiletto. Ma così almeno c'è la visuale... A 360 gradi. No, così non vede davanti. Cazzi suoi, vediamo noi. Ah, sì che vede. Vedi che... Ah, sì. Giusto, giusto. Quindi, hardware. Adesso mi chiamo così. Ma no, che tristezza. Una spara contro l'altra. Lo facciamo così, guarda. Però è un po' macchinoso, il selezionare le cose. Ogni volta entra lì e scazza abbastanza. Poi facciamo così. Armati. Madonna, che fastidio, però. Chassis, mettiamo uno anche qua. No. Posso metterla così? Spara per terra. Mi spara addosso. Fa abbastanza schifo comunque, posso dirtelo. Deve essere funzionale. È funzionale. Ma non è qua funzionale. Poi ne metto una qua così. Che spari l'altro. In realtà quella lì è l'antenna della radio. Aspetta. Facciamo così, guarda. Non vedo un ca perché c'è una torta davanti. Quindi la torta che si muove, il pilota che fa così con la testa perché non riesce a vedere. Bravo. E poi direi che siamo abbastanza a posto. Che se ne fa? Se piove, quasi svolto. Piglia l'ombrello. E il pilota? E il lamp. Che cazzo è? Questi qua solo per andare dritti. Non li mettiamo? Sì. Mettiamo questo. Sollevata da terra. Ah, no, c'è levata da terra. No, c'è ragione. Però si tocca e si consumano come prima. No, al pelo. No, si tocca. Vabbè, fa niente. Una la mettiamo così? No, è vero. Però possiamo fare il nostro grandissimo progetto. A posto. E dare uno sguardo alla nostra creazione. È una merda. Cioè sì, possiamo mettere qualcosa giusto per rompere i coglioni? Io direi basta. Okay. Delle punte dietro. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Da una parte senza spunzoni. Ok, boh. Mi dispiace, ma dovrei guidarlo tu in battaglia. Quindi se faccio schifo è colpa del veicolo. Robo 2 si chiama il nostro, tra l'altro. Robo. È proprio il nome adatto. Coso. Teleporto in play. Non dimentichiamo che culo. Teleporting player. Eccoci qua, di nuovo. Siamo usciti perché non caricava. Quindi adesso siamo anche su un'altra mappa. Dobbiamo ancora provare il nostro robot bellissimo. Tutte le novità, me. Robot nuovo, mappa nuova. Proprio già schifo. Thank you for me. Ma che bello! È un disastro! Oddio! Tra l'altro l'ha settato malissimo, si è cappato. Vedi, adesso torneranno utili le nostre robe. Non è vero, non tornano. Vedi che tornano utili. Andare solo dritto. Mio Dio, che merda, è troppo alto, e si cappotta sempre. Però guarda come spara, serio. Sembra la macchina quella di Top Gear. No, mi è stato creato malissimo. Minchia, quanto è bello. Non sto dritto. Guarda se curvo di potenza, cosa succede? Ora non c'è la forza di gravità. Ed è probabile.
sembra anche probabile che sia. Non c'è l'uccidio. Ah, minchia, l'ho messo. Ma perché mettendo così da dentro non le spara fuori? Quindi lo devi sparare anche in faccia a quello che guida. No, per gli spara dietro. Migliorare un po' l'assetto della macchina, perché sennò crolla ogni 10 secondi. Quindi ho deciso di allargare il passo, come si chiama. Ti colpiscono se ti sparano da 8 km di distanza qua. Tolgo ste merda da qua dietro che si sparano addosso, non servono a nulla. Questo qua lo lascio, non si sa mai. E ne metto due qua. Partiamo al mio capolavoro. Non so quali sia peggio dei nostri. Proviamo. Sembra una bici con le rotelle. Tocca a te. Questo tocca a me. Ognuno prova quella dell'altro. Non so veramente quale sia peggio. Spero non lo sblocchi perché è un capolavoro. Cioè, non si sa bene da che parte si è entrato perché. Si butta dentro. No, comunque siamo beccabilissimi. Anche uno che da 15.000 km. Sì, uno dall'altra parte della mappa ti prende. Da un altro gioco da Battlefield. Cioè. Oh. Sei poco appariscente comunque. Non ci si nota. Ah, però mi ha sempre le luci dietro. Prova a fare una curva bruttissima. Ho rotto qualcuno. Prova a fare una curva bruttissima. Ah, guarda. Oh, non si piega di niente, va. Cosa che cazzo fate buttato giù così? Oddio! 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 Oh! Non ti cappotti mai questa roba. No. Il mondo così però. Bello. Vabbè, questa è stata colpa tua però. Vabbè, ho capito. Adesso devo rimanere così. Andiamo in giro. No, perché c'è ghiaccio per terra. Non c'è tipo il tasto R per resettare la. Non penso, penso che sia proprio. Ah, vai, 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 anche così almeno. Accelera, accelera. Vai avanti e indietro. Fino a quando non mi sblocco. C'è uno dei nostri che arriva lì e ti salvo. Scusate, tu non sparo per terra. Però di lato. Eccolo qua. Adesso andiamo a far capire. C'è il ghiaccio. Ci mette 12 ore. Già. C'è il ghiaccio. L'ho capito, però. Ci mette 12 ore lo stesso. Ma è retro piuttosto. Beh, in retro. Oh, guarda che roba. Sì. Sembra un aeroplano. Guarda. Fa culo a me quando ho deciso di seguire quel tizio. Era Madonna, mi hanno fatto un colpo, me ne sono l'86%. Guarda come va. Fai una curva. No, mi ha tolto tutto il bello. No, quello è nemico. Madonna. Boom. Vabbè, è solo lui con una ruota sotto il culo. No. Sì. Oh, ma devi morire. Se magari lo becchi. No, vaffanculo. E minchia, da mezz'ora che gli sparavo. No. Di nuovo niente. Cappottato. Aiutatemi. Una tartaruga. Boh, quindi. Tanto le abbiamo perse tutte, ma come? Perché? Non capisco il perché le perdiamo. È un bel gioco, insomma, però. Noi siamo proprio scarsi come. E poi siamo anche dei buoni. Dei buoni progettisti, esatto. Che no? Giugiaro ci viene a chiamare di questo video. E niente, mo. Il video può finire qua. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.